Ciao ragazze, allora questo video che vi faccio è un video un po' particolare ma molto importante. Non è un video che vi dimostra come lavorare, non è un video che vi dà dei consigli sulla ricostruzione, non è un video che vi mostra una nail art, ma è un video comunque molto importante. Allora, io ringrazio innanzitutto tutte le persone che mi seguono, le persone che mi vogliono bene, le persone che guardano i miei video, quelle che mi seguono sul mio forum, perché sono davvero tantissime, tendono ad aumentare sempre di più e io sono contentissima, perché comunque lo scopo appunto di questi video è tramandare il mio sapere, perché mi ricordo quando ero all'inizio con la ricostruzione delle unghie, avrei tanto voluto qualcuno che mi desse dei consigli, perché i corsi aiutano, ma purtroppo la maggior parte dei dubbi ci vengono proprio dopo il corso. E quindi comunque ricordandomi di come avrei voluto essere aiutata in quel periodo, io ci tengo ad aiutare voi, a capire, a chiarire i vostri dubbi, per poter esercitare al meglio questo lavoro, questa passione, insomma, quello che è per voi. Con i miei video, appunto, io cerco di aiutare in questo senso. Purtroppo vedo spesso, anzi troppo spesso, cattivi insegnamenti, cattivi insegnanti, persone autodidatte che pensano che la ricostruzione sia uno scherzo e allora la si fa, persone che ma sono stufa di farmi i refill, spendo troppo, dal mese prossimo me lo faccio io. Insomma, vedo tante cose sbagliate, vedo tante cose che vanno a sminuire e a rovinare questo mestiere. Quindi la ragione dei miei video è questo: aiutare. Quindi siete molte che mi chiedete aiuto nel forum, siete molte che mi chiedete aiuto con messaggi qui, siete tante e io di questo vi ringrazio perché vuol dire che avete insomma stima di me e questo mi fa solo piacere. Però siete in tante anche che mi chiedete dei video e io piano piano appunto mi faccio questa listina da una parte e cerco di accontentarvi tutte. Però un po' le richieste fatte un po' qui, un po' in forum, un po' da una parte, un po' dall'altra, tendono un po' a disperdersi. E quindi vi volevo chiedere una cortesia. Faccio questo video e vi vorrei chiedere di mettervi le vostre richieste video appunto qui sotto, per far sì che io piano piano possa avere un posto dove trovarle tutte, valutarle tutte. E poi comunque di rimando quando ho tempo giustamente farvi video, perché io mi sto basando su questo, se ho 10 richieste ad esempio per un determinato video, do magari preferenza a questo rispetto ad un video che magari mi viene chiesto da una persona sola. È ovvio che se mi viene chiesto da una persona sola, però me l'ha chiesto già da tempo, cerco anche di accontentare questa persona. Però comunque per me sarebbe più facile avere appunto un punto dove ritrovare tutte le richieste, come appunto vi chiedo di fare qui sotto, e avere anche vedere quante sono insomma la maggior parte delle richieste, i video che vi possono maggiormente aiutare e le difficoltà che ancora avete appunto per farci dei video. Non vi vergognate dei problemi che avete anche se vi possono sembrare stupidi, perché comunque se una cosa non la sapete, non è stupida, ma non la sapete, quindi comunque piuttosto che andarvi a rovinare l'unghia, a rovinare una persona o crearvi un problema, chiedetela perché nessuna domanda è stupida, ok? Mi raccomando, mai pensate che una domanda sia stupida, perché non lo è. Se non lo sapete, vuol dire che è una domanda che potete tranquillamente fare e non è stupida, ok? Quindi, sapete che se avete bisogno di una risposta immediata, importante, avete un problema, voi andate sul forum Modamani nella pagina Facebook e lì scrivete il vostro problema e sicuramente qualcuno, che sia io, che sia una ragazza del mio staff, che sia una ragazza che frequenta semplicemente il forum, qualcuno vi risponde sempre e anche in tempi veramente brevissimi. Non fate ora fare la domanda che già tranquilli che avrete delle risposte. Però per i problemi che giustamente volete vedere un video perché capite meglio, mi raccomando, io qui sotto vi invito a fare tutte le vostre domande, tutte le vostre richieste video e io mi impegnerò a cercare di fare quello che insomma è il mio possibile. Mando un grosso bacio a tutte e aspetto le richieste. Ciao!